firmato oggi nel Palazzo del Vicariato di Roma il patto Alleanza per Roma, un momento importante per la città perché dopo il coronavirus i poveri, le persone, gli ultimi sono aumentati. Quanto è importante allora questa iniziativa di Papa Francesco per la città di Roma? Questa iniziativa ha un'importanza straordinaria perché comunque rappresenta in maniera evidente la collaborazione tra istituzioni, in particolare Roma Capitale, Regione Lazio e Vicariato, una collaborazione che anche in queste settimane di coronavirus, soprattutto tra Roma Capitale e le parrocchie, ha consentito di portare l'aiuto agli ultimi tra gli ultimi, alle persone più fragili. Non a caso Roma Capitale è riuscita a raggiungere, insieme alla collaborazione evidentemente di questi soggetti e delle associazioni del terzo settore, oltre 70 famiglie con il supporto dei buoni spesa e altrettante con i pacchi spesa. Quindi evidentemente la rete che si è costituita doveva essere consolidata, ma questo gesto in maniera molto concreta ci fa capire come purtroppo le fragilità non sono finite, anzi stanno continuando ad aumentare, quindi è un segno veramente importante per cercare di aiutare anche chi sta anche in questa fase 2 purtroppo ha delle difficoltà a riprendere l'attività economica. Inoltre l'Alleanza è aperta alle donazioni da parte di terzi, a tutti coloro che magari in questo periodo non sono stati colpiti dalla crisi e che possono voler mettere una parte della loro fortuna, no, a disposizione degli ultimi. Io credo che questo sia un segno fondamentale per la ricostruzione di quei legami di comunità, che è fondamentale tra l'altro in una città, in una metropoli come quella di Roma, dove prima si pensava un po' tutti al proprio orticello, adesso invece si sta vedendo che coltivare l'orto comune probabilmente è molto più importante.